Ma io cosa dovrei fare? Dovrei guardare questa mucca e dire: oh no, 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 non mangerò più la carne. Have the thought cross your mind as you're chomping away. I wonder what she looked like, the cow this burger came from. I wonder where she lived. E quindi quando ti mangi un hamburger devi pensare, chissà la mucca che aspetto aveva, dove viveva. I wonder where she lived. I wonder how she died. Immagino com'è morta, mamma mia. Com'è morta, ammazzata. Questo video dice, non vorrei più mangiare carne dopo aver guardato questo video. Sì, vediamo se ci riusciranno. Vediamo se io dopo guardando questo video non mangerò più carne. Vediamo se riusciranno a non farmi essere più carnivoro. E tra l'altro notare che il canale si chiama Zinc. Zinco. Chissà, dove puoi trovare lo zinco, eh? Nella carne. Comunque, vediamoci sto video, eh? Vediamo un po' come riescono a farmi smettere di essere carnivoro. E già sono pronto a vittimizzarmi, a morire dalla paura. Gli animali delle fattorie stanno diventando dei mostri. Con la musica ad hoc, ovviamente. Ti devi spaventare. Stanno facendo il film horror. Mentre i nostri appetiti crescono, tutta questa carne, tutti questi animali morti qua sopra. Vabbè. With this change and the amount of meat that people are consuming in this country, we've seen a huge increase in the number of animals being killed for food. Che razza di scemenza ha detto? Cioè, con l'aumentare della domanda di carne, abbiamo visto un enorme incremento nel numero di animali che vengono uccisi. Ma va! Ma va! Volevi che gli animali venissero mangiati vivi? Every 60 seconds in Africa, a minute passes. Huge increase in the number of animals being killed for food. Di piuttosto che in alcuni allevamenti intensivi, ovviamente, gli animali vengono trattati in condizioni disumane. Dici questo piuttosto. Migliora le condizioni degli allevamenti. Fai questo piuttosto. Selective breeding is used to get more meat and dairy from animals. Grazie al cavolo. L'accoppiamento selettivo è utilizzato per aumentare la carne e i prodotti caseari che derivano dagli animali. Grazie al cavolo, ma è lo stesso che hanno fatto anche con la frutta e con la verdura. La frutta oggi è completamente diversa da come era in passato, perché i frutti sono stati selezionati di modo che fossero più appetibili per le persone. Questo accade per tutti i cibi, non è che accade solamente con la carne e con gli alimenti caseari. Solo per fare più soldi. Ma va, è tutto all'industria che è così, non è che è l'industria della carne questo schifo enorme. poi cioè, vabbè, ci sono delle mucche che hanno adottato una misura tipo mutante. Vabbè, questo è uno schifo, per carità. Cioè è un gene che in pratica ha modificato la loro struttura. Beh. E mo io cosa dovrei fare? Dovrei guardare questa mucca e dire: oh no, 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 non mangerò più la carne. These birds find it too painful to bear the weight of their unnaturally large breasts on their legs and spend the majority of their time squatting. Ma io sono stato d'accordo con quello che dice, che questi animali soffrono in una maniera allucinante, ma il punto non è eliminare la carne, il punto è migliorare le condizioni degli allevamenti. Cioè, di che stiamo parlando? Appunto, many farm animals live miserable lives. Molti animali nelle fattorie vivono, nelle fattorie, negli allevamenti, vivono delle vite miserabili, certamente. Ma molti animali, non tutti. Come puoi aiutare? Elimina la carne, non mangiare più. Dici, diventa vegetariano. Anzi, diventa vegano, perché vegetariano continui a mangiare degli alimenti di origine animale. Have the thought cross your mind as you're chomping away. I wonder what she looked like, the cow this burger came from.
I wonder where she lived. E quindi quando ti mangi un hamburger devi pensare, chissà la mucca che aspetto aveva, dove viveva. I wonder where she lived. I wonder how she died. Immagino com'è morta, mamma mia. Com'è morta, ammazzata. Ah, finalmente. Presta attenzione da dove deriva la tua carne, certamente. E allora perché il titolo dice che non vorrai più mangiare carne dopo aver guardato il video? Semmai non vorrai più scegliere carne di merda dopo aver guardato questo video. Oh, or give up meat completely, lo sapevo che arrivavamo là. Oppure rinunciare alla carne completamente. Ma assolutamente no. Condividi se pensi che questa crudeltà deve finire. Ok. Mi dispiace, il video è finito, non ho cambiato idea. E anzi, prima diceva molti animali. Come diceva, molti animali? Ah, molti animali vivono in condizioni disumane. Beh, guarda invece come vivono molti altri animali. Guarda che spettacolo. Se non lo sapessi, qua stanno cambiando la zona in cui gli animali devono brucare, ok? Quindi fertilizzano prima questa zona di terreno qua, poi dopo li fanno passare in un'altra zona per un periodo, di modo che il terreno non sia eccessivamente stressato. Guardate come sono belli, un territorio immenso di prati in cui possono pascolare liberamente. Queste immagino siano pecore, sì. Guarda che territorio. Io direi che questo dovrebbe essere il motivo più importante per consumare carne grass fed e pasture raised. Ne abbiamo parlato già in un altro video. Io direi che assolutamente per la salute degli animali sarebbe necessario consumarla. Ecco, parlando di salute, io a queste persone che cercano di impressionarti sulle condizioni degli animali, farei impressionare sulle condizioni degli esseri umani che vengono nutriti con alimenti sbagliati, soprattutto una marea di cereali, perché su quelli nessuno parla. Quelli causano una salute sempre peggiore. Immagina che qualcuno avesse fatto un video quando io ero strapieno di pomfi di orticaria sul corpo e qualcuno avesse messo una musichetta d'effetto e avesse detto: ecco, così diventi se consumi tutti i cereali. Questo non si fa, perché gli esseri umani non contano niente, contano solamente gli animali, che poi è normale che non debbano essere trattati così. Devono essere trattati così gli animali, anche perché se ci guadagnano loro, se vivono bene loro, viviamo meglio anche noi, perché la loro carne sarà più genuina, sarà più benefica per noi. La soluzione non è smettere di mangiare animali solamente perché ci sono alcuni animali che vivono in queste condizioni. La soluzione è fare in modo che quanti più animali possibili si trovino a vivere in queste condizioni, in cui sono completamente liberi di pascolare all'aria aperta.